Vado subito al dunque. La nona edizione della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Un'edizione, una nona edizione rinnovata, rinnovata in tutto, rinnovata nell'organizzazione, rinnovata negli intenti, negli obiettivi che ci siamo prefissati, un'organizzazione fatta di giovani, supportati dall'esperienza dei meno giovani, ma con tanta voglia di fare, con tanta voglia di far conoscere questo territorio, le sue bellezze, penso alle chiese, ai laghi, alla montagna e alle sue eccellenze culinarie. Penso al tartufo, penso all'olio della Sabina e chi più ne ha più ne metta. Una manifestazione che quest'anno pensa in grande. Si terrà chiaramente dal 28 di agosto al 1 settembre, che è mercoledì, domenica. Una manifestazione che ospiterà tre ambasciate, tre delegazioni delle ambasciate. Avremo presenti l'ambasciata del Vietnam con uno stand istituzionale, con l'ambasciatore presente all'inaugurazione. Avremo lo stand del Vietnam non solo istituzionale, ma avranno uno spazio dove potranno offrire agli avventori dei piatti tipici vietnamiti. Avremo l'ambasciata dell'Ecuador con uno stand istituzionale e avremo la presenza dell'ambasciatore presso la Santa Sede dell'Ecuador e il console dell'Ecuador. Abbiamo ricevuto il patrocinio dell'ambasciata di Svezia. Probabilmente avremo una delegazione russa con uno stand istituzionale. Questo significa poter avere la possibilità di attrarre economie su questo territorio. Significa poter mettere a confronto i nostri enti, penso a Camera di Commercio, penso a Confcommercio, penso alle nostre istituzioni, metterci tutti quanti seduti su un tavolo per discutere e proporre i nostri prodotti, le nostre eccellenze. Il 29 di agosto si terrà una tavola rotonda alla presenza di tutte queste delegazioni, alla presenza Confcommercio, Camera di Commercio, Coldiretti che è presente, saluto Copagri che è presente. Questo per cercare di attrarre sul nostro territorio sempre più risorse e sempre più economie. Una manifestazione che anche sulla parte didattica e culturale si amplia. Avremo tutti i giorni dei laboratori didattici su Piazza Cesare Battisti, curati da Massimo Tamburini e La Vita in Campagna, la rivista La Vita in Campagna, leader nel settore dell'agroalimentare. Interverranno professori universitari, interverranno agronomi nello specifico. Avremo laboratori didattici, lo dicevo, abbiamo dei convegni sul chiostro di Sant'Agostino, devo dire che quest'anno il parterre politico di interventi è di tutta rilevanza. Parteciperanno sicuramente, abbiamo già avuto conferma dall'onorevole Fabio Massimo Castaldo, che è il vicepresidente del Parlamento Europeo, che interverrà il giovedì 29. Abbiamo conferma dell'onorevole Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera. Interverranno i nostri deputati, e parlo di Paolo Trancassini, interverrà Lorenzoni, interverrà Melilli. Avremo insomma un parterre di tutta rilevanza. Per quanto riguarda gli spettacoli, sul palco principale di Piazza Mazzini vi do due anteprimi. Avremo la presenza di Einar, vincitore del Festival di Sanremo Giovani dell'anno scorso. Ha partecipato al Festival di Sanremo come vincitore di Giovani l'anno precedente. Avremo la presenza di Alessio Bernabei, ex cantante dei DR Jack, oggi solista, il mercoledì. Avremo il giovedì Dario Cassini, comico di Zelig e attore più o meno famoso. Una manifestazione rinnovata in tutto. Come vedete abbiamo creato un nuovo logo, abbiamo creato un nuovo sito,
una voglia di rilancio, una voglia di guardare verso il futuro. Questa è la manifestazione. Abbiamo un accordo importantissimo con Macfrut, del quale sono assolutamente orgoglioso. Macfrut è forse la manifestazione leader in Europa per quanto riguarda l'ortofrutticolo e l'agroalimentare, che si tiene a Rimini a maggio. Quest'anno sarà presente all'interno della manifestazione con uno stand per procacciare possibili avventori al Macfrut 2020. La Fiera Mondiale del Peperoncino sarà presente a Macfrut 2020. Tenete conto che Macfrut è una manifestazione che fa 150.000 presenze in 3 giorni. Per me è assolutamente motivo di orgoglio. Sono qui su questo territorio, come dicevo poc'anzi, per procacciare possibili avventori a Macfrut 2020, una vetrina per noi importantissima. Abbiamo stretto una collaborazione importantissima con l'azienda Agorà. Agorà è quell'azienda che fa allestimenti fieristici, concerti mondiali in tutto il mondo, e parlo da Vasco Rossi a Ligabue. Faranno gli allestimenti della nostra manifestazione e ringrazio Wolfango De Amicis, che è il titolare, per la disponibilità che ci ha concesso. Avremo degli show cooking importantissimi, di rilevanza dei cuochi, di rilevanza assolutamente nazionale. Ringrazio Fabrizio Ventura e l'APCI come presidente, e Marco Pasquali come vicepresidente, che ho visto che è presente, lo ringrazio. Grazie Marco. Avremo Cinzia Fumagalli, che è la vincitrice di Top Chef Italia, la trasmissione culinaria che è andata per molto tempo in televisione, Luca Malagrida, Antonio Sorrentino, Laura Marciani, Pascal Barbato, insomma tutti grandi cuochi. Penso di potermi sbilanciare e dire anche che avremo la presenza dei padroni di casa, oserei dire, dei Serba, che per noi sono innanzitutto motivo di orgoglio, e quindi è giusto che loro facciano i padroni di casa in una manifestazione così importante. Una manifestazione che è tornata a fare pubblicità, a farsi vedere su Roma, a farsi vedere su Terni, a farsi vedere su Perugia, a farsi vedere su Ascoli Piceno, a farsi vedere all'Aquila. Una manifestazione che vuole essere rilanciata, una manifestazione che ha bisogno di rilancio, noi ce la stiamo mettendo tutta, la città sta rispondendo in maniera concreta, e ringrazio la città di Rieti tutta per l'appoggio che ci sta dando. Speriamo una preparazione al decennale dell'anno prossimo, che speriamo possa essere sempre più grande. Io penso di aver detto più o meno tutto, lascio la parola al sindaco e vi ringrazio. Grazie Livio per la tua introduzione e per la tua relazione a questa assemblea. È una relazione che tiene conto di alcuni mesi di lavoro intenso, che sono stati condotti sentendo tutti, confrontandosi con tutti, raccogliendo idee per il rilancio della manifestazione. È noto che è nei momenti di difficoltà che si raccolgono le idee e ci si prepara bene per il futuro. Questo è un momento di difficoltà, sicuramente per Rieti, ma c'è stato anche un momento di difficoltà nella gestione della manifestazione, e da questo, con la buona volontà, si è venuti fuori. Ora si prospetta un programma ambizioso, ricco di avvenimenti per quest'anno, ma già ce ne sono alcuni pronti per sbarcare alla prossima edizione. Non facciamo anticipazioni, ma diciamo che si sta lavorando a pieno ritmo
per ridare quel senso di novità robusta che aveva contrassegnato le prime edizioni. Si dà la misura giusta ad una serie di attività che debbono portare alla città di Rieti un grande flusso turistico. Noi lavoriamo per questo. Lavoriamo per questo e anche per trovare opportunità di incremento delle attività esistenti. L'agricoltura, che è in cima ai nostri intendimenti. Questa è la città di Nazareno Strampelli, non lo dobbiamo mai dimenticare nella nostra attività. Ma è la città dove Nazareno Strampelli, grazie alla amabile complicità del principe Lodovico Potenziani, riuscì a fare quelle sperimentazioni che poi hanno dato il pane a mezzo mondo, compresa la Cina di Mao dopo la rivoluzione che aveva scosso quella nazione, e compresa l'Ucraina, che era una volta il granaio d'Europa e che per questioni politiche fu abbandonata al suo destino e ha successivamente ritrovato, grazie ai grandi Strampelli, la grande capacità produttiva delle cosiddette terre nere del centro Europa. Quindi abbiamo tutte le carte in regola per poter portare avanti il discorso ambizioso che tutti quanti concordemente abbiamo ipotizzato. È una cosa nuova quindi quest'anno, e credo che la città apprezzerà le innumerevoli novità organizzative che sono state approntate. Il lavoro è tanto, ma ci dobbiamo preparare per i tempi migliori, e i tempi migliori vanno preparati con cura, con amorevoli attenzioni, così come tu hai fatto in questo periodo. Io ringrazio te. Ringrazio tutti gli operatori che in questo periodo si sono interessati, ringrazio il Presidente della Provincia, l'amico fraterno Mariano, perché anche il suo appoggio è importante. Daremo luogo ad alcune giornate cariche di significato, anche dal punto di vista culturale. La città ha bisogno di riannodare i fili con un suo grande passato dal punto di vista agricolo, e questa è un'opportunità ineguagliabile. Quindi animo, lena, ce la faremo a riportarla allo splendore delle prime edizioni. Con grande buona volontà, qui c'è tutta la buona volontà, non c'è un'infinità di risorse, ma io credo che in certi momenti conti più il guizzo dell'intelletto che non il potere del denaro, ne siamo convinti entrambi. Troppo spesso le manifestazioni vengono soffocate da questioni di carattere economico, che invece possono prendere la seconda fila, il secondo posto. Qui c'è ardimento, ingegno, buona volontà, capacità di interpretare le realtà della nostra zona, e da questo dobbiamo ripartire per un grande riscatto. Poi ci saranno i tempi migliori della raccolta, siamo ancora ai tempi aspri della semina, e poi ci saranno i tempi della raccolta anche sul piano industriale, perché i contatti che prendiamo non vogliamo lasciarli abbandonati a se stessi, ma vogliamo coltivarli con pazienza perché possano essere produttivi di iniziative economiche anche sul piano industriale. E allora buon lavoro a tutti noi,
e aspettiamo questo grande appuntamento di fine agosto. Grazie. Grazie. Ops. Grazie sindaco per le splendide parole che hai dedicato alla manifestazione. A proposito di cultura, innanzitutto quest'anno la manifestazione Il Peperoncino è tornato il fulcro della manifestazione. Gli stand espositivi saranno assolutamente per il 90% a carattere di peperoncino. Abbiamo captato e cooptato delle eccellenze provenienti dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Piemonte. Insomma, abbiamo fatto un lavoro certosino sulla scelta degli espositori. Quindi il peperoncino torna ad essere il fulcro della manifestazione, il centro della manifestazione. Una piccola parentesi ancora sul peperoncino Sabino. Quest'anno il peperoncino Sabino compie 6 anni. Siamo nella fase di stabilizzazione del frutto. Ormai da qualche anno abbiamo rapporti con il Ministero delle Politiche Agricole per il riconoscimento di prodotto autoctono del peperoncino Sabino. Quest'anno probabilmente siamo arrivati a conclusione di un percorso, quindi quest'anno probabilmente il peperoncino Sabino riceverà il riconoscimento di prodotto autoctono, e questo per noi è un motivo di orgoglio, di gioia, e per la provincia di Rieti è un veicolo in più, sempre nell'ottica di poter attrarre economie. Ultima cosa, e poi passo la parola all'onorevole Trancassini. Quest'anno la cultura, anche lì abbiamo fatto dei passi da gigante, e in questo caso passo la parola a Gianni Turina, che ci esporrà alcune delle situazioni che si verificheranno all'interno della manifestazione quest'anno. Non dico niente perché voglio che lo dica tu, Gianni. Grazie. No, grazie Livio, io sarò brevissimo anche perché tu hai illustrato in maniera eccellente tutto il progetto, al di là non il programma, il progetto, è un progetto di grande contenuto culturale e di grande valenza anche economica e promozionale per il territorio. Un passaggio significativo che mi sento di fare è questo rilancio di questa attività, che passa attraverso una nuova generazione con il supporto dei meno giovani. Questo è stato un passaggio a mio avviso molto molto significativo, e le istituzioni che sono hanno un ruolo fondamentale in questa occasione. Amiamo tutti la nostra città, per cui se ognuno di noi mette sul proprio tavolo, nel tavolo, un po' delle nostre esperienze e delle nostre relazioni, sicuramente riusciremo a fare qualcosa di importante. Io, per quanto riguarda la cultura, sarò breve, nel senso che mi sono ritagliato uno spazio per quanto riguarda la pittura. Negli anni precedenti sono state realizzate tutta una serie di mostre dedicate al peperoncino. Il peperoncino non è stato dipinto dai grandi maestri dell'arte, anche perché da una ricerca storica è risultato che il peperoncino era stato scomunicato, per cui i pittori si guardavano bene dal dipingerlo. Allora noi, con le innumerevoli mostre che abbiamo realizzate, siamo riusciti, attraverso pittori nazionali ed internazionali, a realizzare oltre 150 opere dedicate al peperoncino, che sono un patrimonio dell'arte contemporanea, perché noi abbiamo ritrovato solamente un quadro di Guttuso del mercato della Vucceria, dove ha fatto una cosa di peperoncino. Altri artisti non l'hanno mai dipinto. Anche questo è una novità per il nostro territorio, e possiamo andarne orgogliosi. Quest'anno la mostra verrà allestita nel porticato del comune di Rieti. E sono stati già invitati molti artisti, c'è stato un coinvolgimento importante anche degli artisti locali, proprio per coinvolgere e mettere in relazione sia gli artisti locali sia gli artisti che gente che ha fatto la Biennale di Venezia, artisti internazionali con mostre all'estero, eccetera. È un motivo anche questo di crescita e di allargamento di un sistema di relazioni. Recentemente abbiamo avuto anche, lo ha preannunciato Livio, il patrocinio dell'ambasciata di Svezia, e colgo l'occasione per salutare l'amico Roland Ekström, che è in rappresentanza dell'ambasciata svedese. Roland, puoi venire un attimo cortesemente? È in rappresentanza dell'ambasciatore, che non è potuto venire, ma sarà presente anche come valente artista. Ha già realizzato un'opera sul peperoncino, Roland, quindi eccetera.
Si era nascosto Roland, hai visto? Bene. C'è, e questo dimostra che c'è una lunga storia tra Rieti e la Svezia, perché al suo tempo realizziamo il progetto Svezia, che ha portato sul territorio moltissimi svedesi, che ha consentito alla Svezia di conoscere le nostre risorse. Anche questo, la tua presenza e quella dell'ambasciata svedese, Roland, costituisce un tassello ancora in più per continuare quel grande progetto utilizzando diciamo, con l'occasione del peperoncino. Ecco, la lettera, la nota che ha mandato l'ambasciata. Ambasciatore, gentili signori e signori, a causa dei precedenti impegni mi è impossibile partecipare alla conferenza stampa, ma sono molto lieto di poter annunciare che l'ambasciata di Svezia ha concesso il patrocinio alla fiera campionaria mondiale del peperoncino. Oltre al merito di celebrare un'eccellenza italiana, il peperoncino, questo festival, mi sembra particolarmente significativo perché si svolge in un'area bellissima nel cuore d'Italia che negli ultimi anni ha dovuto affrontare tante sfide difficili. Desidero quindi inoltrarvi i miei migliori auguri di successo per la manifestazione e i miei più cordiali saluti. Ecco, questa è la nota che ci è pervenuta da parte dell'ambasciatore. Passo rapidamente la parola a Roland, perché così non rubiamo altro tempo, perché c'è da illustrare anche la realizzazione di una mostra e anche il saluto da parte dell'ambasciatore diretto come rappresentante. Prego. Buongiorno, porto anche un saluto verbale, perché sono stato insieme con l'ambasciatore a Matrice sabato scorso. E era un giorno libero per lui, ma mi ha chiesto per anni, dal 2016 e avanti, a venire con me per vedere Amatrice. E abbiamo fatto questo insieme sabato. Purtroppo non può partecipare qua, né oggi, ma neanche quando c'è la fiera, perché tutti gli ambasciatori svedesi stanno a Stoccolma per un impegno grosso, qualcosa di importante, non lo so cos'è, ma è esattamente quel periodo e per quello che non può venire. E io invece devo rappresentare con volontà e piacere l'ambasciata, la mostra che vogliono far vedere, un viaggio attraverso tutta la Svezia in immagine e con testo in italiano, e questa mostra, se ho capito bene, facciamo qua nella sala sotto, ah ok, nella sala comunale qui, ok, è tutto, il saluto ho portato, va bene, vediamo se ci vediamo in quella mostra dopo, sono lì naturalmente a spiegare e dare un po' di pubblicità per la Svezia, va bene, grazie mille. Grazie Gianni, allora proseguiamo, intanto colgo l'occasione anche per mandarvi un saluto da parte dell'onorevole Fabio Refrigeri, consigliere regionale del Lazio, che non è potuto intervenire per motivi personali, però vi manda un saluto a tutti quanti. Passo la parola all'onorevole Paolo Trancassini. Grazie, buongiorno, grazie per questo invito, sono molto, molto contento, molto onorato, saluto padrone di casa, il sindaco, l'amico sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, il bravissimo Livio, sua eccellenza il prefetto, il presidente della provincia, tutti i vari consiglieri comunali, ma permettetemi un saluto particolare e affettuoso a Guglielmo Rositani, che ci dà l'occasione di essere qui per essersi inventato qualche anno fa questa fiera. Io credo di averglielo detto anche in privato, ma mi fa piacere questa occasione non solo per ringraziarlo per l'intuizione, ma per confessargli che quando lui lanciò questa fiera io non la trovai una scelta, una idea geniale, e questo rende ancora più diciamo importante e dà spessore a quella che è stata veramente una grande intuizione importante per il nostro territorio. Si sente dalle parole di Livio Rositani
il lavoro, ma si sente anche la passione che c'è dietro questa organizzazione, e da questo punto di vista non possiamo che essere certi che sarà un grande successo. Sarà un successo per la città, ma sarà un grande successo e una grande occasione per il territorio, perché diceva Livio, questa è l'occasione per attrarre economia, ma è anche l'occasione per attrarre attenzione per un territorio che ha bisogno della massima attenzione. Noi purtroppo viviamo in una provincia che, possiamo dircelo, è anche abbastanza anonima nel panorama nazionale, quindi una manifestazione che improvvisamente accenda i riflettori nazionali e internazionali deve essere un'occasione di economia, ma anche una grande occasione di promozione. Io, d'accordo con Livio, ho parlato nei giorni scorsi con l'assessore di Berardino, mi dispiace oggi che la regione non è presente perché avremmo dovuto anche cogliere questa occasione per affinare un po' questa idea. Io ho chiesto, e c'è stata disponibilità da parte della regione, ad avere un paio di stand per dare l'occasione di visibilità soprattutto ai comuni che sono stati colpiti dal sisma, perché questa deve essere la vetrina per i prodotti della Matriciano, di Accumoli, di Leonessano, di Città Reale, eccetera, ma anche l'occasione per ripartire con una promozione di quel territorio, e l'occasione appunto dei riflettori della Fiera Mondiale mi sono sembrati una grande occasione. Mi ha fatto particolarmente piacere il passaggio del sindaco sull'importanza e sulla valorizzazione del mondo agricolo, che è veramente deve essere una grande occasione di riscatto per il nostro territorio, soprattutto nel nome, come ha detto giustamente lui, di Strampelli, che insomma non è proprio un nome qualunque in quel panorama. C'è moltissimo da fare, è stata aperta questa strada, ovviamente siamo a totale disposizione. Io ho esteso per conto di Livio l'invito al ministro Centinaio ad essere presente alla inaugurazione, e entro la fine di luglio scioglierà la riserva, e io mi auguro, lo dico da tra virgolette avversario politico, però mi auguro che il ministro sia presente, perché sarebbe una grande occasione anche di visibilità e la certificazione, un'ulteriore certificazione dell'importanza di questa fiera. L'augurio a tutti è che sia una grandissima occasione, e sicuramente lo sarà. Mi fa particolarmente piacere sapere che il nostro peperoncino che ha raggiunto i 6 anni di età finalmente va in prima, e anche lui sicuramente avrà una lunga strada e sarà un'altra grande occasione di valorizzazione di Rieti, del territorio e della sua provincia. Grazie. Grazie Paolo per le splendide parole. Passerei la parola al presidente della provincia di Rieti, Mariano Calisse. Sì, io ti ringrazio veramente perché mi hai coinvolto fin da subito nell'organizzazione e dai nostri incontri che ci sono stati per permettere poi alla provincia l'onore di poter in qualche modo aiutare la manifestazione, mettendo se non altro a disposizione e il chiostro di Sant'Agostino e i giardini del Vignola, due eccellenze del nostro centro storico, mettere a disposizione dell'organizzazione. E in te ho riconosciuto quell'entusiasmo che, come diceva il sindaco, ci vuole per rilanciare e per far continuare ad esistere una manifestazione che realmente pone Rieti al centro del mondo e soprattutto, quello che a me interessa, al centro della provincia, perché la Fiera del Peperoncino deve essere una vetrina innanzitutto per la città di Rieti, che in questi ultimi tempi io ho visto veramente viva, soprattutto nel centro storico, merito del lavoro che c'è stato tra associazioni di categoria, soprattutto del comune e degli assessorati che ci hanno lavorato, quindi azioni che vanno oltre quella nuvola di pessimismo che a volte sbagliando noi cerchiamo di sottolineare. Invece vanno sottolineati questi eventi che portano veramente Rieti al centro del mondo. Ho apprezzato particolarmente la vostra collaborazione con altre eccellenze del territorio, tipo birra alta quota, tipo l'olio della Sabina, e soprattutto mi ha fatto piacere che questa manifestazione avvicini un po' di più
il mio territorio, Borgo Rose e il Cigolano, a Rieti, perché realmente ho accolto di con buon auspicio il coinvolgimento di Agorà, perché veramente è una eccellenza del territorio, è un'azienda che dà lavoro, che sta a Borgo Rose, dà lavoro a un sacco di a tante persone di quel posto, e tra gli ultimi lavori importanti che ha fatto è stato quello delle scorse Olimpiadi, quindi capiamo bene la valenza dell'azienda che tu sei riuscito a coinvolgere nell'organizzazione. Quindi sicuramente sarà una bella vetrina per la città, per il centro storico, e l'augurio che io ti faccio è di continuare, di guardare al futuro, di guardare alla decima edizione della festa del peperoncino sempre con lo stesso entusiasmo per migliorarla negli aspetti in cui si può migliorare. Grazie. Ok, altre due piccole chicche. Il presidente della provincia ha citato Alta Quota, birrificio Alta Quota. Birrificio Alta Quota che con noi ha sempre avuto un rapporto privilegiato, ma da entrambe le parti. Birrificio Alta Quota che quest'anno propone e proporrà una birra al peperoncino Sabino con una nuova etichetta. Nell'etichetta sarà presente il marchio della Fiera Mondiale del Peperoncino, dell'Accademia Italiana del Peperoncino. Questa birra verrà distribuita più o meno in 30.000 bottiglie in tutta Italia. Per noi è un motivo di orgoglio, sicuramente un motivo di pubblicità per questo territorio. Ringrazio il birrificio Alta Quota che sarà presente chiaramente all'interno della manifestazione con tutte le sue birre, ma sicuramente quella che andrà per la maggiore sarà quella al peperoncino Sabino. Altra piccola parentesi: nelle serate che avremo a Piazza Mazzini avremo anche il premio Poggio Bustone, che prima non ho citato, ma non perché meno rilevante. Perché volevo spendere due parole su questo premio, che ormai è al secondo anno che viene fatto all'interno della manifestazione. Un premio fatto nel migliore dei modi, è un premio che ci onora della sua presenza, un premio che coinvolge ragazzi da tutta Italia che fanno delle prove tutto l'anno, insomma un lavoro enorme, enorme, e ringrazio la Fiandra per questo. Passerei la parola a Leonardo Tosti, presidente dei Confcommercio Lazio Nord. Buongiorno a tutti e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto e tutte le numerose autorità che sono presenti. Diciamo che Confcommercio è una costola sin dalla prima manifestazione dell'Associazione del Peperoncino, una costola che ha creduto sempre in questa manifestazione e che negli ultimi 6 anni è stato il punto di riferimento per gli organizzatori quale controllo economico della manifestazione. Volevo dire questo perché abbiamo messo 6 anni per poter riportare questa manifestazione allo zero. Quest'anno noi ripartiamo economicamente puliti e per noi è un vanto e un onore. Ringrazio tutti gli organizzatori delle precedenti manifestazioni nelle quali eravamo presenti anche noi, però mi sembra doveroso ringraziarli tutti quanti perché siamo riusciti ad ottenere questo risultato anche grazie a loro. Sicuramente noi puntiamo in questa manifestazione a livello turistico e a livello mediatico perché possa continuamente dare lustro a questa città, lustro a questo territorio. Volevo anche ricordare che quest'anno abbiamo voluto questo cambio importante del management di questa manifestazione proprio perché per dare un punto di partenza nuovo, e questo management è tutto costituito da ragazzi che ringrazio Livio, ringrazio Guglielmo,
che danno quella spinta e quella freschezza che in questa manifestazione in questi anni è venuta a mancare. Ma perché? Perché dovete sapere un po' tutti che far quadrare i conti e recuperare cose che mancavano è stato difficile. Siamo riusciti in un momento difficilissimo 5 anni fa, quando la manifestazione era sul punto che doveva essere chiusa. È stato il sottoscritto che si è impegnato e ci ha messo la faccia per poter andare avanti e poterla fare questa manifestazione, perché Confcommercio ci ha investito molto in quegli anni. Adesso logicamente tutto il merito va a questi ragazzi che si stanno impegnando fortemente, e dal cartellone che avete visto effettivamente è una manifestazione che darà dei buoni risultati e sarà un punto di partenza, di rilancio per tutto questo territorio. Grazie. Le ultime cose, ringrazio intanto il vice sindaco Daniele Sinibaldi della sua presenza e dell'apporto che ha dato alla manifestazione. Volevo fare un'ultima parentesi riguardo la mostra espositiva dei peperoncini. Quest'anno la mostra espositiva dentro il chiostro di Sant'Agostino sarà una mostra rinnovata nel look, ma sarà una mostra che avrà la presenza di circa 500 varietà di peperoncini vere, con le proprie schede tecniche, le proprie caratteristiche. Quindi una cosa che negli ultimi anni era andata un po' a scemare, quest'anno avremo realmente 500 varietà di peperoncini allestite dentro la mostra, quindi anche questo per noi è motivo di orgoglio. E colgo l'occasione a questo punto per passare la parola alla Camera di Commercio, a Giancarlo Cipriano. Grazie, sarò brevissimo. Volevo intanto fare un in bocca al lupo a te, ma a tutti noi, insomma, perché questa è una manifestazione che vede coinvolte diciamo tutte le istituzioni, e la Camera di Commercio è stata tra le prime. Mi ricordo nel 2011, ero appena arrivato, e ci fu l'inaugurazione a Roma, ero arrivato da qualche giorno, probabilmente qualche settimana, e c'era molto entusiasmo perché era la prima edizione. Era la prima edizione, ma c'era anche tanta paura, che potesse andare storto. C'erano persone che non credevano che potesse accadere e che potesse aver successo una manifestazione di questo tipo con questa eco, che poi invece ci fu. E anche le attività commerciali, alcune risposero prontamente, ma altre invece ebbero qualche dubbio, e quindi ci fu qualcuno che si lamentò tra i turisti perché non aveva trovato magari qualche negozio aperto, qualche ristorante aperto per poter mangiare. Oggi è cambiato tutto, oggi c'è un tessuto produttivo, un tessuto commerciale che invece crede molto in questa manifestazione e che ogni anno dà il suo apporto. La manifestazione è conosciuta ormai diciamo in tutto il mondo, ma viaggio molto per lavoro anche in Italia, e quando mi dicono dove vieni, quale camera di commercio, in quale camera di commercio sei direttore, dico Rieti. Ah, Rieti, dove fanno? Dicono la sagra del peperoncino. Li correggo, no, è la fiera mondiale del peperoncino, la fiera campionaria del peperoncino. Quindi va dato atto che questa è diventata la manifestazione simbolo di Rieti, la manifestazione che è più conosciuta tra le altre che ci sono e sono estremamente pregevoli, però sicuramente nella massa, nel popolo, è quella che ha la più vasta eco. La Camera di Commercio, come dicevo prima, ha partecipato sin dalle prime edizioni con interventi economici anche importanti quando ha potuto. Oggi può mettere a disposizione la propria struttura nella comunicazione, nei servizi, e continuerà sicuramente a supportare tale manifestazione, anche perché questa manifestazione non è solo un evento, come diceva prima l'onorevole Trancassini, è un'occasione importante per il rilancio del territorio. Le imprese non fanno solo business nel momento della manifestazione, ma seminano per attività future. I produttori possono presentare i loro prodotti e possono stringere accordi commerciali. La città tutta ne beneficia sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista commerciale, e non solo nel momento della manifestazione, ma perché la gente che viene poi si innamora anche del luogo.
sia il centro storico di Rieti. Purtroppo noi siamo vicini a Roma, per cui quando il turista arriva, diciamo così, viene proiettato solo sulla realtà romana, mentre a volte abbiamo dei centri come Rieti e come altri centri della provincia che meritano di essere visitati. Questa è l'occasione rispetto alla quale i turisti che arrivano hanno un impatto positivo con la città, con il territorio circostante, cominciano a conoscere gli usi, le abitudini locali, cominciano a vedere la natura che abbiamo, cominciano a vedere le importanti tipicità produttive che noi abbiamo e il territorio, la bellezza del territorio, e spesso tornano. Per cui rinnovo di nuovo l'augurio a Livio per il lavoro e il progetto che ha messo in atto, e soprattutto perché un progetto nuovo, un management nuovo, come diceva Leonardo Tosti, e attività nuove che sono state inserite nel palinsesto della manifestazione. Quindi è una sfida e noi siamo a fianco appunto di te e di tutti quanti per la migliore riuscita di questa manifestazione. Le ultime due cose, poi vi lascio. Volevo innanzitutto ringraziare anche Fondazione Varrone, che oggi non è potuta essere presente nella persona del Presidente D'Onofrio per impegni presi precedentemente, ma insomma la Fondazione Varrone è vicina alla manifestazione e la ringrazio per questo. Volevo ringraziare Federalberghi nella persona di Michele Casadei, che anche oggi non è potuto essere presente, ma con Federalberghi stiamo avviando un progetto importante legato alla manifestazione. Volevo annunciarvi anche che probabilmente quest'anno all'interno della manifestazione avremo la presenza di canali nazionali, quindi parlo del TG2 quanto di programmi della RAI, quindi vi preannuncio questa cosa che ci fa solo che piacere e ci dà anche lì uno slancio in avanti. Vi rubo l'ultimo minuto per farvi vedere, noi abbiamo creato una serie di spot promozionali della manifestazione e del, diciamo, insieme alle bellezze della nostra città, del centro storico della nostra città. Ne abbiamo fatti, in questo momento ne abbiamo fatti fare tre, il quarto uscirà ad agosto, questo è il terzo, diciamo il penultimo che abbiamo fatto realizzare, che a mio avviso è molto bello e di impatto. Vi rubo ancora 30 secondi per la visione del video, dopodiché ci salutiamo. Scusate, grazie. Sono delle domande, noi siamo qui, se non ci sono domande vi saluto e vi ringrazio, grazie a tutti.